I due curanderos sono irreperibili. È l'annuncio degli investigatori che seguono il caso di Alex Marangon, il barman veneziano scomparso il 30 giugno scorso dopo aver partecipato a un rito sciamanico nell'abbazia Santa Bona di Vidor, Treviso, e ritrovato morto qualche giorno più tardi su un isolotto del fiume Piave. Al momento, le cause della morte rimangono poco chiare. Un contributo significativo potrebbe provenire dai sudamericani Johnny Benavides e Sebastian Castillo, i cosiddetti curanderos, ovvero gli sciamani che erano presenti durante il rito della sera della scomparsa di Alex. I due sciamani sono attualmente irreperibili. Gli investigatori hanno spiegato che Benavides e Castillo si spostano frequentemente da un paese all'altro per partecipare a riti come quello di Vidor. Si sospetta che possano essere tornati in Colombia, in particolare Benavides. La mancanza di informazioni precise sulla loro posizione impedisce, al momento, l'avvio di una richiesta di cooperazione internazionale da parte delle autorità giudiziarie. La procura di Treviso ha aperto un'inchiesta per omicidio volontario, ma Benavides e Castillo non sono ancora indagati. Nelle scorse settimane, i due sciamani hanno dichiarato tramite il loro avvocato, Oscar Palet Sant'Andreu, di non avere alcuna responsabilità nella morte di Alex. Il procuratore Marco Martani ha commentato: «Le dichiarazioni rilasciate non hanno alcun valore processuale. Gli inquirenti hanno richiesto una memoria scritta da parte dei curanderos». Nel frattempo, sono arrivate due lettere anonime riguardanti il caso di Alex, una indirizzata all'avvocato della famiglia Marangon e l'altra alla polizia locale di Marcon, il paese di residenza della famiglia. I contenuti delle lettere non sono stati resi pubblici e risulta complicato stabilire se le informazioni in esse contenute siano utili. Una possibile svolta potrebbe arrivare dall'analisi dell'automobile di Alex, ritrovata parcheggiata vicino all'abbazia, la quale potrebbe fornire nuovi indizi sull'accaduto. Nell'auto di Alex Marangon è stata trovata una nuova traccia, che sembra essere sangue. A scoprirla sono stati i genitori del giovane. Il procuratore Martani ha dichiarato: «L'accertamento sulla presunta traccia di sangue segnalata dalla famiglia è necessario, anche se al momento non ci sono elementi che suggeriscano che Alex, allontanandosi dall'abbazia, si sia diretto verso l'auto. I genitori di Alex chiedono che anche l'abbazia venga esaminata approfonditamente utilizzando il luminol, un composto chimico che può rivelare tracce di sangue anche se queste sono state rimosse. Nonostante siano passati dei giorni e si siano verificati altri eventi all'interno della struttura, il luminol potrebbe ancora fornire risultati significativi. Nelle ultime settimane sono stati effettuati test sui capelli di tutti i partecipanti al rito sciamanico a cui Alex aveva preso parte. Si attendono anche i risultati degli esami tossicologici sul corpo di Alex per determinare se fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti nelle ore precedenti alla sua morte. Nel frattempo, sembra che gli organizzatori del rito abbiano avviato una sorta di pulizia digitale, cancellando tutti i profili social a loro riconducibili.